Oggi parliamo di codifica dei media e ne parliamo con colui che è stato per molti anni alla guida del gruppo MPEG, producendo standard audio-video che hanno avuto un impatto culturale incalcolabile, dall'MPEG 1 e 2 all'MP3 che tutti conosciamo. Do il benvenuto a Leonardo Chiariglione, noto innovatore nel campo degli standard della codifica dei media. Ciao Leonardo. Ciao Federica. Grazie di essere con noi oggi. Tu hai avuto una carriera molto ricca e ricca di momenti importanti in questo campo della codifica dei media. Una maniera in cui so che ti piace essere anche qualificato, introdotto, è come qualcuno che ha dedicato la sua vita a permettere alle persone di comunicare attraverso la tecnologia senza ostacoli. Ma quali sono questi ostacoli? Allora, ti ringrazio per aver centrato esattamente quello che è stato il mio ruolo. Io da sempre ho sofferto degli ostacoli che varie autorità in vari paesi hanno posto sulle persone per impedire loro di comunicare. Questi ostacoli erano ostacoli tecnologici, per esempio la televisione, prima che arrivassimo con MPEG, era un bailamme di standard differenti, per cui il segnale che partiva da un paese non arrivava all'altro paese. E questo by design, non per caso. Quindi, ma con intenzionalità, by design vuol dire che per intenzionalità, quindi come fa la tecnologia a risolvere un problema che deriva da un'intenzione di chi ha disegnato la tecnologia, quindi è un'intenzione umana. Certo, facendo in modo che ci siano degli standard internazionali che, diciamo, l'industria alla fine segue, ma per puri interessi di vastità del mercato, di adottare. Cioè, nel passato gli standard erano definiti da autorità nazionali, ognuna con i loro propri obiettivi. Ecco, con gli standard che abbiamo creato, noi abbiamo sostanzialmente dato in pasto all'industria gli strumenti per definire gli standard per cui i loro prodotti, ma anche i loro servizi e anche i loro contenuti, potessero raggiungere tutti i paesi del mondo, tutte le persone del mondo. Beh, viene spontaneo allora chiederti: è un problema risolto? Sono stati forniti gli standard, le motivazioni per la loro adozione, quindi non ci sono più ostacoli? E questo sarebbe sempre bello dire, e da allora vissero felici, contenti. In realtà la vita non è mai così. È stato risolto, ma questo è stato risolto 25-30 anni fa, il problema con questi standard, sostanzialmente con lo standard MP2, che è quello della televisione digitale. Però poi da allora l'industria si è evoluta in modo considerevole. Quello che allora erano tecnologie molto costose, per cui diciamo, c'era un interesse comune ad adottare gli standard, ecco, oggi invece sono abbastanza alla portata di tutti, il che vuol dire che molti, non voglio fare nomi, ma forse sono noti, decidono invece di usare il loro standard. Quindi arriviamo di nuovo alla balcanizzazione della comunicazione che era stata evitata con gli standard nostri. Ma diciamo, questo è una prospettiva del futuro. Se vogliamo parlare di questo, abbiamo volentieri. Ecco, ho appena toccato il punto degli standard che uno si fa per sé, allora perde un po' il senso perché ce ne sono troppi. Però una cosa che lei ha detto in passato è che gli standard are better set from the bottom up, cioè si fanno meglio e con un approccio bottom up. In questo senso che cosa significa? Beh, significa semplicemente che nel passato, e adesso mi riferisco proprio alla televisione specificatamente, ma lo stesso discorso potrebbe valere per altri media, quello che si faceva, si lottava per definire degli standard di trasmissione, cioè come faccio a compattare l'informazione per farla arrivare agli utenti? Ecco,
Allora è chiaro che in questo modo viene comodo dire, ah bene, allora io lo standard di trasmissione me lo definisco in modo tale che mi convenga. Quello che abbiamo fatto noi invece, aspetta un momento, invece di farlo alla trasmissione, perché non lo facciamo alla ricezione? Beh, in questo modo noi abbiamo definito quella che è l'interfaccia che ogni dispositivo di ogni singolo utente ha, e se l'informazione deve arrivare a lui e bisogna che abbia quel formato che il dispositivo dell'utente ha. Ogni tanto si va a definire un nuovo standard, poi qualcuno cade in disuso, però nel panorama di oggi, secondo lei ci sono troppi standard? O ecco, può esserci una situazione in cui ci sono troppi standard? Beh, questa domanda è un po' difficile, però direi che se ci sono troppi standard è perché c'è un contesto che li favorisce. Quindi lottare contro troppi standard perché dice questo è cattivo, non è corretto, bisogna arrivare con una soluzione. Ecco, nel passato, ripeto, gli standard erano facili da stabilire e da far adottare proprio perché la tecnologia abilitante era molto costosa. Quindi era importante che ci fosse qualcuno destinato proprio a realizzare questa tecnologia abilitante e tutti gli altri la usavano. Oggi non è più così, ho detto. E allora come si può fare? Ebbene, la prima cosa è che comunque, e questo è l'aspetto positivo, tutti desiderano raggiungere il maggior numero di persone. Quindi pur nel contesto di standard competitivi rimane comunque la necessità di poter parlare con tutti. Allora, questo nel caso in cui il sistema di trasmissione è interamente basato su software, ecco, questo non è difficile perché effettivamente basta insegnare al ricevitore come fare a capire la trasmissione. Quindi questa è una soluzione brillante del problema. Il problema è che diciamo, se vogliamo portare questi sistemi di trasmissione sui telefonini, su dispositivi che consumano poco, e allora le cose devono essere fatte in hardware, devono essere fatte su circuiti integrati, e allora lì non abbiamo più tutta questa disponibilità. Allora come si fa? Allora nello stesso dispositivo, nello stesso circuito integrato, si mettono tanti ricevitori. E uno dice, il problema è risolto. Sì, il problema è risolto. Il problema è che ognuno di quelli che mette il suo sistema di trasmissione vuole una fetta della torta. E alla fine, magari non ce ne accorgiamo, ma quella fetta di torta la paghiamo noi, i consumatori. Sembrerebbe una verità. Cioè, sarebbe bello pensare che lo standard migliore si afferma, però probabilmente è più realistico dire che si afferma quello supportato da una grande corporation, da un grande servizio che molte persone utilizzano. Nello sviluppo, nella sua esperienza di sviluppo di standard e l'esperienza in questo settore, cosa significa questo? In realtà ho detto una cosa falsa? Anche ciò che è meglio poi diventa, dal momento più usabile, più popolare, oppure appunto una grande corporation dice io mi faccio il mio standard, tanto io voglio raggiungere molte persone, però le raggiungo lo stesso perché ho già il mio following di utenti. Allora, la risposta a questa domanda è relativamente semplice, nel senso che è sbagliato dire la grande corporation è assolutamente egoistica e si muove esclusivamente sulla base dei propri interessi, che diciamo, da un certo punto di vista è giusto, ma diciamo lo facciamo tutti. E quindi questa si definisce il suo standard perché è cattiva. Non è vero. Se definisce il suo standard non è perché è cattiva, ma perché gli altri standard, quelli che dovrebbero essere disponibili a tutti, in realtà non lo sono. Non lo sono per una quantità di ragioni che sono quelle che mi hanno portato ad abbandonare il gruppo MPEG, perché all'interno ci sono degli interessi coalizzati su cui non voglio oggi parlare, che fanno sì che sostanzialmente l'accesso a questi standard, che dovrebbe essere, come
dice la normativa FEA, reasonable e non discriminatory, che vuol dire condizioni ragionevoli, non discriminatorie. Ecco, questo in realtà non succede. Voglio dire, siccome le persone sono molto smart, naturalmente si riesce a camuffare le cose per cui formalmente sembra che sia ancora vero, ma in realtà non lo è più. Ecco, allora è necessario, e ripeto, e questa è stata la molla che mi ha portato a lasciare Empedia e costituire un'altra organizzazione, e ricostruire questo level playground, come si dice in inglese, questo piano comune su cui tutti possono operare in modo fair e a condizioni ragionevoli e a condizioni che non sono discriminatorie, mentre oggi in pratica lo sono. Concretamente, se io voglio implementare uno standard e devo parlare con 3 patent pool e con 10 aziende separate e io sono una piccola azienda, ci riesco? No che non ci riesco. Si riescono le grandi aziende. Ecco, quindi siamo arrivati al fatto che formalmente FEA, reasonable e non discriminatori, ma invece no, non è FEA, non è reasonable e non è non discriminatori. Beh, sì, infatti non intendevo assolutamente implicare che sia cattiva la corporation, però sicuramente può, una grande azienda può dire io ho questi bisogni, vado in questa direzione, una piccola azienda si trova in un'altra posizione. Dell'organizzazione che tu hai fondato parliamo nel prossimo clip. Per chiudere questo volevo chiedere, noi pensiamo allo standard come qualcosa che quando raggiunge lo status di standard poi è come è scritto nella pietra, questo è, non cambia. Però in uno scenario tecnologico che evolve così rapidamente si può parlare anche di un'aspettativa di vita ragionevole di certi standard? Ci si aspetta che cadano in disuso a un certo punto? Allora, la risposta a questa domanda è certo, non siamo più a, che dire, 60 anni fa, quando venne inventato il PAL, per dire, e il PAL ce lo siamo tenuti fino a pochi anni fa, quando siamo passati al digitale. Ecco, allora gli standard erano veramente estremamente rigidi, e cambiare uno standard è una cosa spaventosa. Adesso che siamo passati al mondo digitale, le cose non sono più così oggettivamente. Ma questo non vuol dire che allora ogni mese faccio uno standard nuovo, tanto si può fare. Allora, sì, da un certo punto di vista si può dire, si può fare, se ci troviamo in un mondo software. Cioè, noi magari non ce ne accorgiamo, ma guardiamo un film su un certo fornitore di servizi e lui ci cambia il sistema di trasmissione, non ce ne accorgiamo neanche, ma l'ha fatto perché lo può fare. Se però questa cosa deve essere vista di nuovo su dispositivi che si basano ancora su silicio, su circuiti integrati, questo non è così semplice. La stessa introduzione di un nuovo standard è una cosa che prende anni. Prende anni perché su miliardi di telefonini dobbiamo, che devono essere nuovi naturalmente, perché non posso sostituire il circuito integrato nel telefonino esistente, quindi miliardi di telefonini devono essere sostituiti con questo nuovo hardware dentro che permette di fare queste nuove cose, eccetera, eccetera. Quindi sì, le cose sono diventate più semplici, ma non così semplici. Grazie mille per essere stato con noi oggi. Grazie a te e grazie a tutti.